sarà il contratto a tutele crescenti, la nuova forma di assunzione che dal 1 marzo entrerà in vigore grazie all'approvazione in Consiglio dei Ministri del primo decreto attuativo del Jobs Act, che il Presidente del Consiglio Renzi ha definito un provvedimento di portata storica. Basta con co-co-co e forme di collaborazione non tutelata. Parole come mutui, ferie, diritti entrano nel vocabolario di tutti, ha detto soddisfatto Renzi, aggiungendo circa 200.000 persone passeranno da un lavoro precario a uno stabile. Si tratta dunque di un nuovo tipo di contratto a tempo indeterminato, per il quale non vale però il vecchio articolo 18, ma nel caso di licenziamento illegittimo la regola generale sarà l'indennizzo monetario crescente, in base cioè all'anzianità di servizio. Il reintegro nel posto di lavoro rimarrà solo per i licenziamenti discriminatori o disciplinari infondati, confermata la norma, tanto osteggiata dai sindacati, che prevede licenziamenti collettivi. Abbiamo tolto ogni alibi a quelli che dicono che assumere in Italia non è conveniente, non solo perché abbiamo fatto una riduzione importante delle tasse, ma anche perché gli elementi di incertezza e di mancanza di flessibilità sono venuti meno. Più flessibilità in entrata e più tutela in uscita, ha spiegato Renzi. Per questo l'approvazione anche di un nuovo ammortizzatore sociale, il NASPI, per i casi di disoccupazione involontaria. Partirà da maggio e avrà durata massima di 24 mesi.